UED, Tina insulta la De Lellis, la Marchesa d'Aragona non andrà al trono over. Tina Cipollari ha fatto una gaffe su Giulia De Lellis, mentre la Marchesa d'Aragona ha smentito la sua partecipazione a Uomini e Donne. Nuovo appuntamento con le notizie su Uomini e Donne, video, il dating show condotto da Maria De Filippi in onda da lunedì a venerdì su Canale 5. Le ultime novità si soffermano su Tina Cipollari e la Marchesa Daniela Del Secco d'Aragona. Se l'opinionista ha fatto un'uscita poco felice su Giulia De Lellis durante la puntata odierna del Trono Classico, la Marchesa ha rilasciato una nuova intervista dove ha smentito la sua partecipazione al programma di Mediaset. UED, Tina Cipollari commette una gaffe su Giulia De Lellis. Tina Cipollari torna a far parlare di sé dopo aver dichiarato l'intenzione di sposare il ristoratore fiorentino, Vincenzo Ferrara, nonostante il parere contrario dell'ex marito, Chicco Nalli. La vamp, infatti, è stata protagonista di una gaffe nel corso della puntata odierna del Trono Classico di Uomini e Donne. La spiacevole affermazione è stata captata e trasmessa, in quanto il microfono dell'opinionista bionda è rimasto inavvertitamente acceso. Nel dettaglio, la Cipollari ha replicato ad un'affermazione di Luigi Mastroianni fatta nei confronti della sua corteggiatrice Irene Capuano. Mastroianni, infatti, ha rimproverato Irene di copiare Giulia De Lellis. Di qui la replica di Tina, che ha sbottato, Giulia è bella? Ma va, è alta un metro e un ca. Un'affermazione che è stata udita dalla platea presente in studio e dai telespettatori, nonostante abbia cercato di tenere la voce più bassa possibile. Al momento, la De Lellis non ha replicato e forse non lo farà in futuro, visto il grande legame con il programma di Maria De Filippi. Uomini e Donne, la Marchesa d'Aragona smentisce la partecipazione al programma. Se Tina Cipollari ha fatto una gaffe su Giulia De Lellis, la Marchesa Daniela Del Secco d'Aragona ha voluto smentire le voci su una sua possibile partecipazione a Uomini e Donne, video. Molti siti, infatti, volevano l'ex inquilina approdare al trono over alla ricerca dell'uomo della sua vita. Per tale ragione la Marchesa d'Aragona ha rilasciato un'intervista a Sono, dove ha parlato dei suoi progetti futuri e della sua vita privata. A tal proposito, la donna ha dichiarato con grande schiettezza di lasciare il programma a Tina Cipollari che adora, sebbene un casting di adoranti non le dispiacerebbe. Insomma pare che non ci siano probabilità di vedere la d'Aragona a Uomini e Donne, spezzando le speranze di chi voleva assistere ai teatrini con Tina Cipollari.